It's always the same, I'm always the blame. When you come along, you tell me I'm wrong. But I love you, girl, please help me make it right. You say it's a crime. Per fortuna vi ho avvertito in tempo. Un attimo più tardi e ci finivo sotto. Si direbbe proprio che non avete avuto paura. Non avrete fatto cadere voi solo per vedere se avevo paura? Ma che dite? Siccome le carte saranno appese agli elicotteri in volo, hanno voluto provare la resistenza del cavo di sostegno. Si vede che questo non aveva lo spessore giusto. Siete Roy Alexander, vero? E voi chi siete? Allora avete deciso di accettare l'incarico? Certo, se sono qui. E perché avete accettato? C'è da guadagnare e non ci sono rischi. Eppure mi hanno detto che siete un giocatore. Allora il rischio piace. Questa è un'altra faccenda. Perché non avete un lavoro? Anche giocare è un lavoro. E non immaginate quanto sia duro. Ma almeno al tavolo da gioco ti senti vivo. Col cuore in gola ma vivo. Succede sempre qualcosa di importante.
Ma perché non si fa un po' di luce qui? Adesso sì. Toccava a me decidere se Calmus aveva scelto l'uomo giusto. Io potevo non essere d'accordo. In questo caso perché avrei dovuto farmi riconoscere? Allora siete voi, la ragazza. Sì, e penso che andremo d'accordo. Anche a me piace giocare d'azzardo, a modo mio. Forse diventeremo amici. Direi che sarà facile. Attento, sono molto esigente e voi non dovrete fare errori. Non è facile come sembra. So già la mia parte a memoria. Ogni passo che devo fare minuto dopo minuto. Il piano scatterà fra 6 giorni, alla festa, quando tutti saranno impegnati a seguire la presentazione delle ladies. Calmus mi accompagna nella vostra camera. Più tardi arriva una guardarobiera che io ho dovuto garbo, si intende. Tocco alla nuca, quel tanto che basta per farla dormire un po'. Poi arrivate voi. Vi rapisco. Vi conduco in giardino, quindi fuga a bordo dell'elicottero. Questa è la parte più semplice. Il difficile verrà dopo. Vedremo. Del dopo Calmus non mi ha ancora parlato. E infatti? E infatti del dopo parleremo a suo tempo. Salve, Calmus. Tutto bene, vero Jane? Tutto bene, Calmus. Sì, a parte le carte che cadono dal soffitto. Meno male che con le carte siete abituato a rischiare. Già, non ci avevo pensato. Adesso, Alexander, sarà bene che tu te ne vada. Ci rivedremo domani. Accompagnalo, Jane. Fallo passare dietro le autorimesse e attenta che nessuno lo veda. Sta tranquillo. Non sarà male se in questi giorni potremo incontrarci un'altra volta. Sono molto impegnata con il concorso, ma troverò il modo. Comunque so che ci dovremo vedere ancora, tu, io e il pilota che guiderà l'elicottero. Lasciami un recapito telefonico, chiamerò io. Bene. E allora, Stevens, che cosa ne dici? Lui non mi dà pensiero. Non ci vuole niente per toglierlo di mezzo. Con la ragazza, invece, ho idea che sarà più difficile. Quella è un tipo che graffia anche con le mani in tasca. Dovremo tenerla ben stretta. Quando si accorgerà che il suo rapimento non è più pubblicitario, ma che, per merito nostro, è diventato un rapimento vero. Io... Insomma, se vuoi, Stevens, siamo ancora in tempo a fermarci. Vedi, più si avvicina il momento, più mi accorgo che tutto è difficile. E poi se non pagheranno... Cosa? Sono stati loro, gli organizzatori del concorso, ad avere l'idea del rapimento pubblicitario. Si sentiranno in dovere di riparare. E la ragazza? Che si fa se non dovessero pagare? Pagheranno. Io l'ho capito, sai che hai paura. Ma dovevi pensarci prima. Sei riuscito a convincermi. Ora che ci sono dentro, io non torno più indietro. Vedi, è come un investimento. Chi ha i soldi investe quelli. Chi non li ha, gioca la pelle. Tutto sta ad abituarsi all'idea. Allora, Calmus, fra 6 giorni. Intesi? E prima di arrivare a questa tappa conclusiva del concorso hanno avuto luogo le trasmissioni in Mondovisione da Boston, Philadelphia a San Francisco, che hanno determinato un'ulteriore selezione delle concorrenti. Così, ancora una volta oggi, il nostro collegamento televisivo è in Mondovisione, via satellite. Da innumerevoli paesi dei 5 continenti i telespettatori seguono questa manifestazione che si svolge nella sede locale della World Helicopter Touring, la grande casa costruttrice di elicotteri, organizzatrice del concorso. Ecco il signor Carter, ideatore e animatore di questa manifestazione, e il suo public relation man, signor Calmus. Ah, la giornalista Barbara Bennett, inviata speciale del New Country, ben nota per le sue corrispondenze dall'estero, e altri giornalisti che rappresentano le più diffuse testate. Ma attenzione, dal vicino eliporto si sono levati in volo ed ora volteggiano sopra di noi alcuni elicotteri della società. Recano le gigantografie delle carte da gioco ideate dal famoso designer Ray Donovan, che ci indicheranno le 8 finaliste per l'elezione di Lady Telemondo. Un concorso del tutto nuovo il nostro, non solo all'insegna della bellezza e della grazia, ma soprattutto dell'intelligenza, della simpatia, del calore umano. Il volto di Lady Telemondo dovrà essere soprattutto un volto amico, familiare,
in cui ci riconosceremo un po' tutti. La nostra Lady sarà una cittadina del mondo. Perché tutto questo? Perché la vincitrice del nostro concorso presenterà gli spettacoli che periodicamente dalle televisioni dei vari paesi saranno irradiati in tutti i continenti. Fra le altre 7 finaliste verranno elette le 2 collaboratrici che saranno al fianco della prima classificata per presentare gli spettacoli in Mondovisione. Le altre 5 presenteranno i programmi dai paesi che di volta in volta saranno in collegamento per le trasmissioni. Sia le precedenti selezioni, come l'ultima che seguirà questa sera, sono state effettuate con la votazione di giuria di ben 52 paesi dei 5 continenti. È noto infatti che ognuna delle concorrenti selezionate ha assunto, per così dire, l'identità di una carta da gioco, che sono appunto 52. Appena lo vedete scattate una foto. Ma presentiamo la prima finalista. Eccola, si tratta di Lady Maria Roja Rafael, Brasile, 10 di quadri. L'elicottero del comandante Bill Cabot avanza con la carta abbinata alla seconda Lady prescelta. La carta questa volta è il 10 di cuori. Quindi la seconda finalista è Lady Helga Eriksson, Norvegia, nata a Ulvik. Helga Eriksson è indossatrice e giornalista esperta di moda. Ora è la volta di Lady Millicent Otu, Ghana, 2 di fiori. Unica rappresentante del terzo mondo che sia arrivata all'ultima selezione. Hostess delle linee aeree di bandiera e vincitrice di una borsa di studio all'Università di Cambridge. Mentre sorvola il piccolo lago di Lichmann e avanza verso di noi l'elicottero con la carta corrispondente alla quarta finalista, ricordiamo ai telespettatori che le 52 giurie dovranno eleggere fra le 8 prescelte quella che sarà Lady Telemondo. La nuova carta è sopra di noi, il Fante di Fiori. Il Fante di Fiori è abbinato a Lady Lili Vasai, Ungheria, nota campionessa di sci. Lili Vasai ha voluto portare con sé una testimonianza dei suoi impegni sportivi. Nelle gare di slalom per il titolo nazionale si è malauguratamente fratturato un braccio, ma non per questo è mancata al nostro appuntamento. L'elicottero ci presenta l'asso di cuori. Identifica la nostra connazionale che, come si ricorderà nelle selezioni preliminari, rappresentava lo stato del Colorado. Si tratta di Lady Jane Glasser, Stati Uniti. Ha seguito i corsi di danza classica e adesso frequenta la nuova accademia di recitazione dell'estroso regista Eric Polder. Jane Glasser è nata a Denver, da madre francese e padre irlandese. Con Jane Glasser siamo arrivati alla quinta finalista.
Vorremmo fin da questo momento rivolgere. Oh, bravo, non ne avreste una anche per me. Signore? Scusate. Dite a me. Sì, mi pare chiaro. No, vi avevo chiesto una sigaretta, ma voi eravate troppo impegnato a guardare. Prego. Grazie. No, sono anche senza fuoco, però. Ah, ma certo. Grazie. Siete una giornalista? Non distraetevi, siamo le ultime lady. Vediamo ora qual è la lady abbinata alla carta che l'elicottero guidato dal comandante Arthur Brown sta portando rapidamente verso di voi. Questi abiti bisogna portarli giù nel salone. Prima passiamo in Sardegna. Ma questi abiti non dovevano essere già pronti? Abbiamo avuto molto da fare, lo sapete. Con tutte queste lady. Sì, sì, capisco. Signor Calmo, su giù hanno detto che bisogna far presto. Certo. Certo che bisogna far presto. Su, su, avanti, andate, andate. Volpeggia qui sopra il fante di quadri. Lady Anna Martinkova, Unione Sovietica. Finora non l'abbiamo trovato. Da quella parte. Ed ora dalla Russia alla Spagna. Lady Consuelo Manero, donna di Pic, è interprete e guida turistica. Consuelo Manero è nata a Jerez de la Frontera. Il padre era un apprezzato torero. Eccoci all'ultima finalista. Lady Brigitte Losey, Svizzera, Re di Cuori. La sua città d'origine è Ginevra, ma vive a Basilea, dove fa l'indossatrice e la modella pubblicitaria. Col Re di Cuori, e cioè Lady Brigitte Losey, si completa la rosa delle 8 candidate al titolo. Allora, l'hanno trovato? No, non ancora. Stanno cercando. Si debbono muovere. Se capita qualcosa, il responsabile sono io. Sì, tu sei della polizia. Ma se le cose vanno a rovescio, chiamano me in causa. E io me la passo già male qui. Guarda che intorno alla villa ci sono 1000 angoli per nascondersi. Per me te la prendi troppo, Sandy. E faresti bene a bere un po' meno. Allora, secondo te, quella lettera non conta niente? Ma è una lettera anonima. Intanto c'era scritto che Stevens sarebbe venuto qui oggi e quello è puntualmente arrivato. S'hanno avvertito di tenerlo d'occhio, ci sarà pure una ragione. Bisogna fare il possibile per ritrovarlo. Non è l'impegno che manca, sta tranquillo, l'abbiamo anche fotografato appena arrivato, guarda. Ecco. È andato tutto liscio finché la gente è corsa a vedere le ladies. Sei stato nella polizia, sai come vanno queste cose, no? Comunque non è accaduto niente. Sai che facciamo stasera? Andiamo a cena insieme. Io tesa, eh? Come ai bei tempi. Rivediamole ancora una volta, tutte insieme, le nostre lady, nel contrasto dei loro tipici costumi.
Cosa ne pensi, eh? A me sembra che vada tutto per il meglio, signor Carter. È soddisfatto. Mentre ricordiamo a tutti l'appuntamento per la trasmissione di questa sera, esprimiamo rallegramenti vivissimi e un rinnovato augurio alle 8 concorrenti. Ancora poche ore e conosceremo la nostra cittadina del mondo. Permesso? Ah, permesso? Una sua fotografia anche a me, per favore. Sì, grazie. Grazie. Come bella. Grazie, grazie tante. Avete visto? Tutto perfetto. Un appuntamento col mondo all'insegna della grazia femminile. Un modo interessante di incontrarsi, non vi pare? 500 milioni di telespettatori di tutti i colori, di tutte le razze. Quell'uomo, Stevens, è arrivato e gli agenti del tenente Sheridan lo hanno tenuto sotto controllo. Fino a qualche momento fa. Poi lo abbiamo perso di vista e lo stiamo cercando. Io non dubito che voi, tenente, siate perfettamente consapevole delle vostre responsabilità. Noi vi abbiamo dato un preciso punto di riferimento, Stevens. E se Stevens avesse dei complici, come li riconosco? Torniamo giù, il signor Carter e l'organizzazione giù hanno molto da fare. Qual è il programma di stasera? Alle 9 cominciano i collegamenti via satellite con gli 8 paesi della finalista. Mancano ancora molte ore. Infatti. Chi rimane qui? Gli invitati, i giornalisti che ospitiamo nella villa, i tecnici della televisione, il personale di servizio e naturalmente le ladies. Solo le 8 finaliste. Le altre stanno già preparando i bagagli. Ma ora vi prego, tenete, sbrigatevi. La vostra presenza è più utile altrove. È quello che pensa anch'io. Sì, sì, certo, signor Carter. Stevens è arrivato e i poliziotti lo hanno perso di vista. Speriamo che questo non complichi davvero le cose. La situazione è già abbastanza difficile. Difficile perché è tutto organizzato perfettamente. E anzi, la presenza di Stevens può arricchire la trovata. E la presenza della polizia? Che può fare? Ora tu pensa a quella giornalista, piuttosto devi parlarle al più presto. È più di mezz'ora che sta intervistando Consuelo Manero, la donna di picche. Appena finita. Presto, Calmus. Non voglio che venga fuori un altro servizio come questo. Ci sta coprendo di ridicolo. E allora? Ecco la macchina con cui è arrivato Stevens. È la sua, abbiamo controllato la targa. Non so come sia finita qui. Andiamo a dare un'occhiata. Il portabagagli. Guardate, tenente. Un pacco e una valigia. Provviste. Indumenti femminili. Un pigiama. Una vestaglia. Delle pantofole. Roba da toilette. Un paio di vestiti. Biancheria intima. Tutto nuovo e con il cartellino del prezzo. Puoi chiudere. Allora, che succede? Non potevo dirti altro al telefono. La polizia è qui per te. Una lettera anonima, ti stanno cercando. Una lettera anonima? Ma com'è possibile? È così. Che cosa si fa? Scommetto che sei stato tu. Avevi troppa paura, dovevo immaginarlo. Che cosa dici? Senti, Galmus, io torno di sopra da Jane. Vedo se posso nascondere Alexander da un'altra parte. Poi scendo giù tra gli invitati come uno qualunque. Che mi possono fare? Tu non sai niente, non è successo niente, capito? D'accordo, ma appena puoi allontanati, va via. Lo so io quello che devo fare. Una lettera anonima. Sei un povero uomo, Carlos. Che facciamo? Andiamo al bar? No, mi piacerebbe. Vieni anche tu. Sì, per voi questa strada è intelligente. Dovreste essere così. Quindi? No, no, vi assicuro che non mi sono montata la testa. Bravissima. Certo. Posso ritenermi soddisfatta, ma sono soltanto arrivata in finale. Non potrebbero assegnarlo a voi il titolo? Vedete, in questo concorso si è parlato molto di simpatia, di cordialità, di calore umano.
Ma credete davvero che siano determinanti per la scelta finale? Ma se voi pensate questo, allora perché avete partecipato? Guadagnare un po' di soldi, fare un viaggio, prendermi una vacanza. Ma non è stato nemmeno possibile. Ci hanno portato qui come baule, siamo stanche morte. Ma come siete ingenue. Per gli organizzatori conta solo la pubblicità. Loro fabbricano e vendono elicotteri. E il concorso ha un solo scopo, venderne di più. E voi servite a questo. Mi pare che basti. Scusatemi. Mi scusi. Un autografo, per favore. Molte grazie. Allora, che sensazione vi dà tutta questa popolarità? Beh, è piacevole? Signorina Consuelo, buongiorno. E tocca a voi per la prova generale, voi siete la prima. Salvo un momento e vi raggiungo. Ma è davvero così urgente? Sì, urgente e indispensabile. Se volete possiamo finire di parlare dopo. Siete molto gentili. Ah, posso raggiungervi in camera vostra? Grazie. Scusate, ma dovrei dirvi qualche cosa. Una telefonata e sono subito da voi. Aspettatemi al bar. D'accordo. Allora, eccomi qua. Dunque. Quello che voi state scrivendo non è piacevole. E dopo tutte le prove, sì, di simpatia che avete ricevuto, di certo non ce l'aspettavamo. Un succo di pomodoro con molto pepe, eh? Un whisky, grazie. Allora? Voi ci state coprendo di ridicolo. E passi finché queste cose le avete scritte sui giornali europei. Ma ora le scrivete anche sui nostri. E proprio su una catena dei più importanti. Nell'ultimo servizio avete definito il signor Carter... Il piccolo Cesare della pubblicità. Non è lusinghiero? Ma mi sembra spiritoso, signorina. Voi siete ospite della World Helicopter Touring e non avete il diritto di comportarvi in questo modo. Sentite, io ho accettato di venire qui solo per questo, vedere che cosa c'era veramente dietro la facciata. Forse vi sembrerà strano, ma io... vorrei fare qualcosa perché questo genere di fiere finisse una volta per sempre. Ma si può sapere che cos'è che non ha provato? Tutto. È un fatto di costume che non approvo. Perché non ho il temperamento per certe iniziative, sennò veramente bandirei una crociata contro tutte queste mascherate. E va bene, voi la pensate così. E credete che basti per cercare di convincere gli altri a andarla a scrivere sui giornali? Ci sono milioni di persone a cui piacciono questo tipo di concorsi. E voi non avete alcun diritto di mettervi contro di loro. Sì. Ma io sono libera di pensare e di scrivere quello che più mi piace. O no? E continuerò a farlo. Bene. Ne riparleremo.
sigaretta? Sì. Ricordo, me l'avete offerta anche poco fa, fuori. E ho fatto bene. Guai a rifiutare qualche cosa a un tipo come voi. Ma sono sempre senza fuoco. L'avete trattato un po' male, il signor Calmus. Davvero? Non me ne sono accorta. Verso il giardino, tenente. Guardate, eccolo là. Inseguitelo. Vado io. Era qui quando ha sparato la prima raffica. Sì, poi se n'è andato da quella parte. Bisogna controllare tutti gli ingressi, mi raccomando, Miller. Va bene, andiamo. Tenente! Guardate. Ecco i boss. Hanno sparato proprio da qui. Ecco Sheridan. Che è successo, tenente? Contro chi hanno sparato? È quello che cerchiamo di sapere, ma è meglio che voi rientriate perché potrebbe accadere ancora qualcosa. No, io preferirei dare una mano. In certi casi sono disposta a rischiare. Non ne dubito, ma non abbiamo nessun bisogno del vostro aiuto. Ho capito. Siete uno di quei poliziotti che considerano i giornalisti solo degli intrusi, vero? Vi prego di andare via perché qui può essere molto pericoloso. Ma io non intendevo restare per... Nessuno deve rimanere in giardino. E allora aspetteremo notizie personalmente da voi, va bene, tenente? Ci potete contare, ma adesso vi prego. Decidi o no, o preferisci che ti portiamo alla centrale? Contro chi hai sparato e perché? In aria ho sparato, in aria! Mi hanno pagato per questo, $200. Io dovevo sparare in aria e fuggire, questi erano i patti. Chi t'ha pagato? Ma non lo so, c'è stata una telefonata. Quello sapeva che sono un pregiudicato.
mi ha offerto un modo per guadagnare 200 dollari senza rischiare. Sparare in aria. E io l'ho fatto. Lo conosci questo? Forse potrei riconoscere la voce, ma non l'ho mai visto. Anche a me un autografo, prego. E a lei. Grazie. Prego. Molte prego. Grazie. Sei sempre esagerato tu. Per conto mio scommesso che il titolo lo vincerai tu. 250 dollari. E sono disposto ad arrivare anche a 1000. Allora, devo avere delle buone speranze. Se un tipo come te scommette 1000 dollari. Piuttosto, quelle foto che mi hanno scattato, le hai prese? Prese già spedite. Anzi, uno ha detto che la voglio in prima pagina. Dopotutto sei l'unica connazionale che è arrivata in finalissima. E noi americani dobbiamo giocarci bene il nostro asso di cuore. Alla tua scommessa. Alla tua vittoria. Signorina, scusa, ora tocca a voi per la prova generale. Eccomi. Scusami. Prego. Per favore, un autografo. Certo. Ecco fatto. Molte grazie. Salve. Oh, ho molto da fare, scusami. E poi non voglio che ci vedano insieme qui. Ma perché? Sono un ospite come gli altri. Comunque, ho qualcosa di nuovo da dirti. E mi sembra importante. Non ora, domani. Ci vediamo domani. Come vuoi. Ah, un'altra cosa. Sì. Mi piaci con questa divisa. Wow. No, adesso sarà meglio dare il cambio. Gli uomini che sono in giardino rientrino. Va bene. E con lui che facciamo? Fallo accompagnare alla centrale. Tutte le comunicazioni passatemele qui all'ufficio di Sebastian. Va bene, tenente. Sa, l'avrei cercato io per qualche minuto. Sì, lo so. Dov'è Sandy? Ha accompagnato qui quel tale che ha sparato. E poi... Ecco, come al solito. All'improvviso scompare proprio quando Carter lo cerca. Credi che abbia bevuto? Purtroppo. Come sempre quando scompare. Oggi si è molto impegnato, lo sai. Forse sta cercando Stevens. Avrà trovato qualche traccia. Ma non avrebbe avvertito. Almeno te. Ma perché credi che sia costretta a lavorare? Perché lui ormai qui è un tollerato. Questa è la verità. Guadagna quello che guadagna. Abbiamo due figli. E bisogna portarli avanti in qualche modo. Non è lavorare che mi pesa, ma Sara, io conosco Sandy. Siamo stati anni insieme. Ha dato le dimissioni perché come investigatore privato avrebbe potuto offrirti molto di più. Forse le cose non sono andate come sperava. Lo sai, si avvilisce facilmente. Poi basta un niente perché ritrovi immediatamente l'entusiasmo. Come oggi. Vedrai, le cose cambieranno, Sara. Oltre $1000 al mese quando ha cominciato a lavorare qui. E poteva migliorare. Ma non si guadagna la stima di nessuno ubriacandosi ogni giorno. E poi perché lo fa? E si nasconde, come adesso. È la riprova che è un uomo inutile. Che non serve a niente, lo capisci? Sta attraversando un periodo difficile. Bisogna aiutarlo. È questo il momento in cui deve agire. Forse stasera ci può essere davvero un grave pericolo. Certo. È difficile pensare che qualcuno abbia fatto sparare quelle raffiche di mitra soltanto per creare un po' di confusione. E allora è necessario che Sandy faccia ancora la sua parte. Tuo marito sa il fatto suo. E se c'è bisogno di qualcuno che glielo ricordi, puoi contare su di me. Lo sapevo. Grazie. Presto, Sandy, ti stanno aspettando.
Pronto, sono Jane. Già, proprio per questo. Non capisco, Alexander avrebbe dovuto essere nella tua stanza. Non è che l'hai visto da qualche parte? Non dico ora, prima. No, niente di niente. Telefono proprio per questo, no? Ti posso dire che Alexander è arrivato. Sono stato io ad accompagnarlo nella tua stanza. E non mi spiego perché non ci sia. Se te lo dico io che sono qui. Ascolta, torna subito di sotto prima che ti vengano a cercare. Appena è possibile verrò a dare un'occhiata io. Ma certo, in ogni caso ti vengo ad avvertire subito. Mi raccomando, prudenza. Va bene, io ho avvertito. Sarà in camera. Ma? No, no, è meglio il signor Carter che la polizia. Sì, hai ragione, Marta. E poi ci penserà lui. Un momento. Nella vasca da bagno della camera di Jane Glasser. Sì, e sembrano morti. Li abbiamo visti, io e Marta. Cosa? Che succede? Due uomini su, nella camera della signorina Glasser. Li hanno uccisi. Presto, andiamo. Di là nel bagno. Nel bagno? Certo, erano qui. Sì, sì, in due l'abbiamo visti. Ma che succede, tenente? Qui qualcuno bara, signor Carter. Si sta prendendo gioco di noi, qualcuno della vostra organizzazione. Comunque nessuno può lasciare la villa. E voi cominciate a cercare. Che cosa è accaduto, tenente? Abbiamo già controllato. E voi trovate niente? No, l'importante è che tutte le uscite siano bloccate. Bene, continuiamo a faticare i fatti. Voi all'ingresso no. Bene. Io mi domando che cosa serve tenerci chiusi qui. Secondo me ne avremo per un pezzo. Sentite, ma perché non ci andiamo a prendere qualcosa da Ma sì, andiamo. Eh? E speriamo che almeno questo sia consentito. Oh, ci mancherebbe altro. Ma in sostanza, che stanno cercando? Evidentemente l'assassino. Ho i due cadaveri, dicono che sono scomparsi. Ma dai! Per favore, avvertite il tenente Sheridan, ho molto da fare, non ha senso che resti chiusa qui. Appena possibile, signora. Ma mandate qualcuno. Sono tutti molto impegnati, non so dove trovare il tenente. Thank you.
quella. Mi ha aperto. E voi che fate qui? Potrei farvi la stessa domanda. Ma forse verrebbe un discorso troppo lungo. Sta aspettando Consuelo Manero per finire un'intervista. Mi ha fatto telefonare che fra poco sarà qui. E vabbè, aspettate pure, noi stiamo dando un'occhiata in giro. Polizia? Già. Sembra che sia successo qualcosa, eh? C'è molto movimento in giro, che potete dirmi? Niente. Grazie. Vi ringrazio, signorina. E così abbiamo finito. Non ci rimane altro da fare che avvisare Sheridan. E avvisiamo pure Sheridan. Però sono io che dovrò rispondere all'organizzazione di quello che è accaduto. Niente. E questa volta dare una spiegazione sarà piuttosto difficile. Già. Voi due tornate pure nel salone. Va bene. Li ho trovati. Sono lì. Che cosa faccio? Via, via subito. Dobbiamo perquisire anche il vostro ufficio, signor Carter. Perquisire qui? Certo. Gli altri ambienti sono stati già controllati, quindi non manca che questo. Che cosa dovrebbe esserci qui? È grottesco. Ma si fa più presto a dimostrarlo che a spiegarlo. Avanti, cercate pure. Adesso, che vogliamo fare? Dov'è il vostro ascensore privato, signor Carter? E adesso, tenente, siete soddisfatto? Forse sarebbe stato più proficuo utilizzare il tempo per cercare altrove, non vi pare? Quei due uomini, qualunque cosa sia accaduto, non erano in grado di muoversi. E c'è stato chi nel giro di pochi minuti è riuscito a nasconderli, qualcuno che conosce perfettamente la villa, palmo a palmo. Ma allora, uno di noi. L'elicottero. È inutile, non è più. Andiamo, presto! Grazie. No, l'altro si gira il momento, per favore. Pronto? Sì.
Volete chiedere se Lady Manero si trova lì? No, qui non c'è, signora. No. Ma ne siete certo? Sì, certo. Va bene, grazie. Prego, si porta con la camera. Sì. Non si trova Consuelo Manero. E manca pochissimo la trasmissione. Aperto carta. Sara Sebastia in questo momento. Vado subito. Ma che si fa? Via, via. Che cosa succede ancora? Consuelo Manero, la donna di picche. Tra poco tocca a lei e non si trova. Ma com'è possibile? Basta! Basta! Tutto ciò è assurdo! Non lo accetto! Ma vi rendete conto che è un collegamento in mondovisione e da incoscienti? Cercatela, qui! La voglio subito qui! Ma io l'ho cercata. Ora l'avete cercata, l'ultimo momento, bisognava pensarci prima. Cosa avete fatto fino adesso? Ecco Sheridan. Ah, giusto voi, arrivate a proposito. Tenente! Tenente! Guardate sulle scale, ho trovato la mantiglia. È di Consuelo. E questo direi che è sangue. Fermate tutto, signor Carter. Almeno per questa sera l'elezione di Lady Telemondo non si farà. Finisce mai questa notte senza di te. Non finisce mai il mio grande amore per te. Già risplende in cielo la luna piena ed io serro i pugni sulla mia pena aspettando. Il mio grande